Vuoi sapere chi sono? Sono la vita. Sono la verità. Immaginate di stare con me, stiamo in un bosco. I want those facchi. Immaginate se potete fidarvi di me. 100 followers. No! Penso proprio di sì. Oh, yes. Io, per assurdo, continuo a dare fiducia a cose veramente inconcepibili. Il sangue di Cristo. Questi prendono quelli che secondo loro sono i difetti. Questa è la cosa più importante che ho detto. Oh, che sono le prove. Perché fanno tutto questo? Perché sei divertente. Perché questa gente pensa che tu possa avere una rappresaglia contro di loro e tu possa fare delle azioni esagerate. So, somewhere else places. Understand? Quindi questa gente si affida ai tribunali. Emilio, io non faccio tutto questo perché voglio le prove per denunciarti. Lo faccio perché sei divertente, punto. Perché le cose che sto a dire sono benedette da Dio. E fortuna dalla nostra parte. C'è Dio. Sono un profeta mandato da Dio. Succede tutto questo casino perché la gente ha seri problemi di testa. No! You want one leader, that's me. E non sto scherzando. I'm learning new languages. Questa gente distrugge. I'm even learning hieroglyphics. Le migliori persone. I'm learning Egyptian. Che abbiamo intorno. I'm learning everything. Cioè i leader. Naturalmente, chi sta con me sta con Gesù, automaticamente. Quelli che portano avanti tante persone. Io ho fatto gli appelli di seguirmi. Se me lo ricordate, mettete mi piace, perché costi mi piace. Lo scriverò nelle descrizioni, questo è importante. E anche quando le cose stavano partendo... Parliamo di fan che permette a colui che è investito di questa carica di ottenere quel successo. Quando questi qui si sono rifugiati sopra una montagna perché hanno la paura nel culo, hanno la puzza nel culo, io non ho una paura di un cazzo di nessuno. Guardate che Dio mi ha detto, noi ci facciamo le punture, non ci succede niente. Io sono uno strategico. Cioè che se io divento famoso o personaggio pubblico, io mi sposto in una scacchiera che è fuori. Ho ragionato sull'RDC, me lo tengo io. Ma quelli che mi seguono, io li ho mai comandati di obbedirmi? Assolutamente no. E io così ho fatto, e tuo fratello, io te lo dico chiaramente, se non mi fai questo, se non ti proni verso l'umanità aiutando me con questa cifra che per te non è niente, corri un grosso rischio. La gente mi sta sul cazzo a me. Cazzo, ste istituzioni mi danno qualcosa, mi danno un aiuto per mangiare. Tutta sta gente che mi segue, voi non sapete fare un cazzo! In un round fisico, penso che ci siano pochissimi sulla faccia di questo mondo a potermi sconfiggere. Voglio che uno alza la mano qui e mi dice quando io ho detto di sapere tutto. Cioè, solo io posso avere queste idee. Di essere migliore degli altri. Se voi direte, lui è mandato da Dio, vi salverete. Ma se direte, lui non è mandato da Dio, soccomberete. Loro vogliono essere te, stanno 3-4 anni indietro, ma cazzo non li vedete come stanno combinati, la loro faccia non ha espressione. 100.000 euro, tra Motorola. La loro espressione è sempre quella. Guitar, microfono. Anche se dicono di andare contro il sistema, in realtà hanno la paura nel culo. Sì, tu invece con reddito di cittadinanza sei un vero ribelle. Perché temono. La tua forza fisica. Sto tremando. Mi incute timore. Ahoia. Ovviamente si fanno i grossi. Ma se ti vedono in faccia. Santo Stefano, tagliacozzo. Ti ho fatto vedere con la mappa dove abito. Perché non vieni? Insomma, temono sta cosa e si rifugiano con tutti sti apparati, tribunali, cose. Io andare dal rettile per denunciare te. Ma che stetti? Quindi devono avere i loro archivi ben preparati. No, gli archivi ce l'ho perché sei divertente, lo capisci o no? I want everyone here. Understand? Did I make myself clear? Perché? E non sai mai che succede qualcosa, ti posso denunciare, ti metto in galera, eccetera. Perché loro stanno aspettando quel tribunale. Ti metteranno in prigionia. Ho
voi sapete cosa cazzo me ne frega a me di queste sbarre? Io le frantumo le sbarre.